Buon salve a tutti quanti ragazzi e ragazze, sempre ammesso che ce ne siano, io lo spero. Oggi parliamo di fedeltà di Ravnica e oggi guardiamo le 5 carte più belle per il formato Commander presenti in fedeltà di Ravnica. Piccola nota a margine. Sì, è vero, sono le 5 carte belle di fedeltà di Ravnica che possono andare all'interno del formato Commander. Sono 5 carte, ve le presenterò una per una, ma non ve le presenterò in ordine di importanza o di forza o di bellezza o altro, perché siamo sinceri, il Commander è un formato non competitivo, giusto? Ci si gioca solo per divertirci, giusto? Quindi non ci sono carte più forti o più deboli, ma solo carte. Come negli altri video, anche qui, prima di iniziare la mia classifica di queste 5 carte, un paio di menzioni d'onore. La prima, l'accoppiata Tomo del Patto delle Gilde e Vetrata del Patto delle Gilde. Un artefatto a costo 5 che ci fa pescare una carta ogni volta che viene lanciata una magia multicolore e che possiamo tappare per attingere un mana di qualsiasi colore. E l'altro invece è un artefatto a costo 2 che dà più uno a tutte le creature multicolore che controllo. L'altra carta invece di cui vi voglio parlare come menzione d'onore in realtà non è una carta, ma sono tre incantesimi diversi. Massima Allerta, che abbiamo già visto nel video della scorsa settimana. Rivendicazione delle Terre Selvagge, all'inizio della tua sottofase finale stappa tutte le terre che controlli, e scusatemi se è poco. E ultima, ma non ultima, Ritmo dei Selvaggi. Le magie creatura che controlli non possono essere neutralizzate, le magie non pedina che controlli hanno tumulto. Quinto posto, Tributo Asfissiante, un incantesimo che dice ogni volta che un avversario pesca una carta, quel giocatore può pagare 2 mana in colore in più. Se quel giocatore non lo fa, tu crei una pedina artefatto tesoro e sappiamo benissimo cosa fanno i tesori. Yeee, tornano i tesori, ma soprattutto yeee, fanculo alla Color Pie, adesso il bianco rampa. Quarto posto, la mitica Rakdos che nessuno voleva. Soprattutto dopo aver visto Rakdos. Pubblico rapito, un incantesimo mitico a costo 7 che entra sul campo di battaglia di un avversario a nostra scelta e all'inizio del mantenimento ci permette di scegliere una delle opzioni che non è ancora stata scelta. I punti vita dell'avversario vanno a 4, scarta la tua mano, ogni avversario crea 5 pedine creatura zombie 2-2 nere. Terzo posto, manipolazione di massa, doppia X e quadruplo blu, prendi il controllo di X creature e o Planeswalker bersaglio. Signori, se non la giochiamo in Commander, questa carta non ha senso di esistere. Secondo posto, avanguardia della devastazione finale, ossia i famosi cinghialoni a costo 8, 7, 7, cautela, travolgere, rapidità, quando entrano in gioco meniamo così tanto che il nostro avversario si domanderà perché si è seduto lì. Primo posto, portavoce Vanifar. Ora, questo mago, melma, elfo, cosa, leggendario, è un po' una versione con le gambe della Birthing Pod. Ok, ce la ritroveremo molto spesso in molti formati. Va sicuramente citata in questo video perché è un leggendario. Su internet potete trovare un video che vi illustra una famosa combo in cui possiamo vincere con portavoce Vanifar come nostro comandante di turno 0 se abbiamo tipo 7 specifiche precise, precise, precise carte nella nostra mano. Questa combo non me la voglio elencare perché è stupidissima e complicatissima, soprattutto perché le sue statistiche di avercela in mano sono così basse che no, sinceramente, perché ve lo sto dicendo? Ok, queste sono 5 carte di fedeltà di Ravnica utili per essere inserite nei mazzi Commander. Cosa mi sono perso? Cosa mi sono dimenticato? Fatemelo sapere nei commenti del video.